Ecco a voi un nuovo dispositivo targato Lenovo, stiamo parlando di P1, davvero uno smartphone molto interessante, materiali pregiati, abbiamo il sensore di sblocco tramite impronta digitale, abbiamo finalmente un software che quasi quasi ci siamo davvero alla perfezione, bentornati! Ebbene sì, finalmente Lenovo dà una rinfrescata alla sua interfaccia, abbiamo comunque un dispositivo da 152.9 x 75.9 x 9.9 mm di spessore, il peso è 189 grammi, i materiali chiaramente sono quelli pregiati, abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una frontale da 5, il sensore di sblocco tramite impronte digitali, davvero funziona molto bene, dispositivo dual SIM LTE, una batteria, udite udite, da 5000 mAh, che con lo Snapdragon 615, 3 GB di memoria RAM davvero ci garantiscono un'autonomia dai massimi livelli. Siamo arrivati addirittura a 3 giorni con un uso blando, 1 giorno e mezzo con uso davvero molto intenso e 2 giorni con un utilizzo medio misto Wi-Fi, chiaramente rete mobile. Il display è una bellissima unità Full HD, chiaramente un display IPS, quindi buoni anche i colori. La versione di Android abbiamo a bordo la 5.1.1 con l'interfaccia, abbiamo detto, Lenovo, ma adesso andiamo subito a vedere i nostri test. Troverete tutti i test completi all'interno di blog.grossoshop.net. Queste sono le temperature del dispositivo dopo qualche test di benchmark, dopo aver giocato un po' a Real Racing 3, davvero temperature ottime e buona la dissipazione del calore. E adesso test audio. Insomma, davvero un buon dispositivo questo Lenovo P1, il prezzo lo potete trovare all'interno del link in descrizione, come al solito noi vi aspettiamo ormai un po' dovunque perché ci trovate all'interno di blog.grossoshop.net, ci trovate chiaramente alla nostra casella di posta info@grossoshop.net, insomma siamo più o meno all'interno dei vari social network, quindi lo staff vi saluta e vi rimanda come sempre ai prossimi video.